Ancora reduci dall'incidente scorso, gli studenti si preparano per l'imminente festa della scuola. All'ora di pranzo, gli studenti della classe 1A decidono di dimenticare gli attacchi e di prepararsi per il Festival dello Sport. La più emozionata di tutti sembra essere Ochako, che si mette in gioco e grida a tutti che intende fare del suo meglio. In seguito passeggia con Izuku e Tenya, che si chiedono perché Ochako voglia diventare un eroe, e Izuku ammette di avere una ragione più pratica. La scuola sta per organizzare il Festival dello Sport, che servirà agli studenti per mostrare i loro quirk agli eroi professionisti in cerca di una spalla. In quell'occasione, All Might confessa a Izuku che i suoi poteri stanno diminuendo e che il festival è un'opportunità per Izuku di mostrare al mondo il suo vero valore. Todoroki dice a Izuku che lo sconfiggerà e mostrerà il suo vero potere. La classe 1A si reca sul palco delle matricole dello stadio e il Festival dello Sport ha inizio. Arrivano anche le altre matricole. Midnight, che è l'arbitro principale di questo evento, chiede al rappresentante degli studenti, Katsuki Bakugo, di guidare l'iniziazione. Katsuki sale invece sul palco e annuncia a tutti che vincerà il festival, suscitando i fischi di tutti gli studenti. In seguito, Midnight annuncia che i preliminari del festival saranno una corsa a ostacoli intorno allo stadio. Gli studenti dei quattro rami della scuola, eroi, studi generali, affari e corsi di supporto, partecipano a una corsa a ostacoli. I partecipanti lottano per uscire dalla porta dello stadio. Shoto si accorge di un ostacolo e fa la sua mossa congelando il percorso e correndo davanti a tutti gli altri. Anche se molti studenti sono congelati, Katsuki, Momo, Yuga e Deijiro evitano il ghiaccio e restano dietro a Shoto. Altri bot malvagi affrontano Izuku, che invece di tremare di paura come all'esame di ammissione, decide di impegnarsi per elaborare una strategia. Durante la corsa a ostacoli, Todoroki supera senza fatica ogni ostacolo con Bakugo al suo inseguimento. All'ultimo ostacolo, Izuku usa il suo ingegno per superare entrambi e vincere la gara. Sebbene Izuku non sfoggi il suo quirk nella prima prova, All Might commenta che non aveva nulla di cui preoccuparsi, perché Izuku dimostra di essere un combattente il cui altruismo non lo frena. Midnight annuncia la classifica del primo evento e comunica anche il secondo evento del Festival dello Sport, la Battaglia di Cavalleria. Midnight spiega che l'evento consiste nel formare squadre da 2 a 4 persone per guadagnare punti rubando nastri alle altre squadre. Il valore dei punti di una squadra si basa sul valore dei suoi singoli membri. I membri della squadra ricevono punti in base al loro piazzamento nella gara a ostacoli. Izuku, che arriva al primo posto, vale 10 milioni di punti. Tuttavia, la sua soddisfazione è di breve durata quando si rende conto che, essendo il primo classificato, gli altri studenti cercheranno disperatamente di abbatterlo e diventerà l'obiettivo principale del prossimo turno. Durante la preparazione della battaglia di cavalleria, Izuku nota che tutti i partecipanti si uniscono tra loro a compagni della classe, ma anche che lo evitano perché vale molti punti. Inizia a farsi prendere dal panico, finché Ochako non decide di unirsi a lui e dice che è bene che gli amici facciano squadra. Cercano di reclutare anche Tenya nella loro squadra, ma lui rifiuta e si unisce alla squadra di Shoto. Allo scadere del tempo a disposizione per formare le squadre, Izuku si allea con Ochako, Tokoyami e la studentessa del corso di supporto Mei Atsume. Essendo la squadra con il maggior numero di punti, si sottraggono a stento alle avance delle altre squadre della loro classe, mentre gli studenti della classe 1B ne approfittano per reclamare punti per sé, soprattutto la squadra Monoma, che riesce a rubare il nastro di Katsuki. Izuku prende atto della strategia a lungo termine della classe 1B e ritiene che nessuno di loro si accanirà contro la sua squadra. Si prepara a dare istruzioni alla sua squadra di rilassarsi, ma la squadra Todoroki li affronta. Shoto dichiara che prenderà il nastro da 10 milioni di punti. Mentre si avvicina la fine della battaglia di cavalleria, la squadra di Izuku ha un acceso confronto con la squadra guidata da Todoroki.
Shoto è riuscito a rubare il nastro da 10 milioni di punti di Izuku e di conseguenza non può muoversi, ma si prende un momento per ricordare a Izuku che avrebbe fatto del suo meglio per sconfiggere l'amico. Fumikage suggerisce alla squadra di cercare altri nastri, ma Izuku rifiuta e Ochako li incoraggia a cercare di recuperare i loro punti. Izuku cerca di recuperare i 10 milioni di punti da Todoroki, ma per errore prende l'altro nastro che vale solo 70 punti. Senza sufficienti punti per passare al turno successivo, la squadra Midoriya fa un ultimo tentativo. Anche Katsuki arriva sulla scena, ma il tempo scade proprio quando tutti stanno per scontrarsi. Nonostante abbiano perso il primo posto, passano al turno successivo dopo che Tokoyami ha rivelato che l'attacco di Izuku ha permesso a Dark Shadow di afferrare una delle fasce di Shoto. Izuku piange lacrime di gioia, mentre Shoto si rimprovera di aver usato il lato sinistro. Le altre squadre danno la colpa della loro sconfitta, in particolare la squadra Tetsu Tetsu, alla punizione del karma per aver rubato in modo subdolo il nastro di Minoru. I 16 studenti rimasti passano alla fase finale, con scontri uno contro uno per designare il vincitore. Prima dell'inizio dei combattimenti, Todoroki ha un colloquio privato con Izuku, che gli rivela le ragioni del suo odio verso il padre, il secondo miglior eroe del mondo, Endeavor. Nel frattempo i due migliori eroi professionisti si incontrano su una serie di scale. Endeavor cerca di ignorare All Might, ma quest'ultimo lo insegue. Si complimenta con Endeavor per le prestazioni del figlio e gli chiede consigli su come allenare gli eroi del futuro. Tuttavia Endeavor rifiuta e si limita a rispondere che Shoto un giorno sostituirà All Might come eroe di punta. Il torneo di combattimento viene annunciato e l'avversario di Izuku al primo turno è lo studente del Dipartimento Generale Hitoshi Shinso. Nel primo round, Izuku viene colpito dall'abilità ipnotica di Hitoshi Shinso, ma si libera all'ultimo momento e ottiene la vittoria contrattaccando con un lancio di spalla e mandandolo fuori campo. Sconfitto, Hitoshi ricorda il suo passato. Alla scuola media di Naboo City, molti compagni di classe di Hitoshi commentano che il suo quirk è molto malvagio. Hitoshi si è abituato a essere visto come il cattivo, ma è sempre rimasto fermo nel suo desiderio di essere un eroe. Prima di avviarsi verso l'uscita, Izuku gli chiede cosa lo spinga a diventare un eroe. Dopo il discorso di Shoto con suo padre Endeavor, Todoroki mostra il suo potere schiacciante e vince facilmente il suo incontro contro Hantasero, diventando l'avversario di Izuku nel turno successivo. Tutti guardano increduli il potere di Shoto e Izuku nota che ha un'aria immensamente triste. Il Festival dello Sport prosegue con il completamento degli altri 6 incontri di fascia. Shiozaki supera rapidamente Kaminari, Mei manipola Ida per mostrare la sua tecnologia alle aziende di supporto, lasciandogli poi la vittoria. Mina batte Aoyama sfruttando la sua debolezza. Yao Yorosu è sopraffatta dalla velocità di Dark Shadows di Tokoyami e viene spinta fuori dal ring. Tetsu Tetsu e Kirishima hanno una sfida in stile rissa picchiaduro che finisce con un pareggio. Nel frattempo, Ochako e compagnia discutono del suo prossimo incontro con Katsuki. Izuku le propone una strategia per batterlo, ma Ochako rifiuta e dichiara che farà del suo meglio per sconfiggere Katsuki da sola. Ochako utilizza diverse strategie nel tentativo di sconfiggere Bakugo. Tuttavia, nonostante i suoi piani, Ochako cade in uno stato di incoscienza, permettendo a Bakugo di vincere l'incontro. Ikuzu si reca nelle sale d'attesa per prepararsi. È sorpreso quando trova Uraraka, che non si è diretta nell'ufficio della Recovery Girl. Colpito dall'atteggiamento vivace di Ochako, Izuku le chiede se sta bene e lei risponde di sì. Tetsu Tetsu e Kirishima fanno una gara di braccio di ferro per determinare chi passerà al turno successivo. Kirishima vince e i due diventano amici. Nel frattempo Izuku lascia Ochako dopo che lei gli ha augurato buona fortuna. In seguito Ochako parla al telefono con il padre che cerca di consolarla, ma senza successo. Izuku si commuove riflettendo sull'incoraggiamento di Ochako. Poi viene avvicinato da Endeavor, che cerca di dirgli che il suo potere è simile a quello di All Might.
ma Izuku si allontana e si prepara allo scontro con Todoroki. Da un'altra parte, Tomura Shigaraki viene avvisato di prestare molta attenzione all'incontro, perché i due ragazzi potrebbero diventare un giorno dei formidabili ostacoli per lui, e risponde di non essere preoccupato. Izuku e Todoroki iniziano il loro scontro. Izuku, in cerca di un sistema per vincere, prova a forzare l'uso del lato sinistro da parte di Todoroki, in modo che entrambi possano scontrarsi alla massima potenza. Mentre si svolge lo scontro, attraverso un flashback viene mostrato maggiormente il passato di Todoroki. Il giovane ricorda sua madre dirgli che non c'è alcun problema nell'utilizzare il proprio lato sinistro perché voleva diventare un eroe. Quindi Izuku combatte con un Todoroki che fa uso di entrambi i propri lati. Cementos e Midnight cercano di fermare la sfida prima che i due utilizzino i propri attacchi finali, ma senza riuscirci. Izuku finisce fuori dal ring, mentre Todoroki vince l'incontro. In seguito allo scontro, Izuku ha riportato un danno significativo alla propria mano destra. L'infermiera della scuola Recovery Girl si rifiuta di curarlo nuovamente in futuro nel caso in cui il giovane riportasse nuovamente danni simili per il proprio potere. All Might racconta ad Izuku di essere nato senza Quirk e di essere stato simile a lui da giovane. Todoroki, confrontandosi con Endeavor, afferma di essere stato in grado di utilizzare il potere legato al proprio lato sinistro perché non ha smesso di pensare a lui. Nei combattimenti rimanenti del secondo round, Ida e Tokoyami sconfiggono i rispettivi avversari Shiozaki e Ashido, mandandoli fuori dal ring, mentre Bakugo vince contro Kirishima con i suoi poteri esplosivi. Ida combatte contro Todoroki, ma rimane congelato a causa dei poteri dell'avversario, impedendogli quindi di proseguire il combattimento. Bakugo si scontra con Tokoyami e, trovato nella luce il punto debole dell'avversario, riesce a vincere. Nel frattempo Ida scopre dalla madre che suo fratello Ingenium è rimasto ferito nell'inseguimento del cattivo Stain, lo Stermina Eroi. Stain viene invitato da Kurogiri ad incontrare Shigaraki per poter entrare a far parte della Lega dei Cattivi. Todoroki è ancora insicuro sul quando dovrebbe utilizzare i poteri del lato sinistro. Nello scontro finale del festival, Todoroki attacca Bakugo con il ghiaccio e Bakugo si arrabbia dato che vuole combattere contro entrambi i poteri del suo avversario, altrimenti non avrebbe gioia di vincere. Dopo che Izuku lo incita, Todoroki decide inizialmente di utilizzare il proprio lato sinistro, ma improvvisamente rinuncia quando Bakugo sta per attaccarlo. L'impatto dell'attacco manda Todoroki fuori dal ring e Bakugo viene così dichiarato vincitore. Arrabbiato, Bakugo cerca di proseguire la battaglia, ma Midnight lo ferma. Dopo la battaglia, All Might premia tutti con una medaglia, compreso Bakugo che non accetta la sua vittoria. Ma alla cerimonia Ida non è presente, in quanto direttosi all'ospedale per vedere le condizioni del fratello. Dopo che tutti fanno ritorno a casa per riposarsi, Todoroki decide di andare a trovare la madre, che non vede da molti anni, per risolvere i traumi del suo passato. Il festival sportivo si è concluso e tutti si sono ripresi dalle ferite. Aizawa annuncia che gli studenti devono scegliere il proprio nome da eroi e, dato che gli studenti hanno ricevuto molte richieste dagli eroi professionisti, tutti dovranno frequentare uno stage di una settimana presso un'agenzia di eroi. Midnight partecipa per dare la propria opinione sulle richieste dei nomi da eroi degli studenti. Successivamente, tutti gli studenti scelgono un'agenzia per il loro stage. Izuku non è ancora sicuro riguardo a quale agenzia debba scegliere, quando improvvisamente All Might compare annunciandogli che il suo maestro Gran Torino si è mostrato disponibile. Izuku accetta, mentre Ida sceglie un'agenzia presente nell'area in cui suo fratello è stato attaccato. Il giorno seguente, gli studenti iniziano la loro settimana di stage. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.